Viviamo in un mondo in cui ogni parola ha il suo clone digitale. Ci avete mai pensato? Basta aggiungere una E all'inizio di una certa parola per trasformarla nella sua versione 2.0. Lasciatemi fare degli esempi. E-commerce, commercio elettronico. E-justice, giustizia elettronica. E-voting, voto elettronico. E-government, amministrazione digitale. E-democracy, democrazia digitale. Ma qual è il vero significato di quella E? Serve soltanto a svecchiare il termine, a portarlo al passo con la tecnologia? Oppure l'aggiunta di quella semplice lettera è in grado di trasformare la parola in qualcosa di altro da se stessa? Qualcuno di voi si starà chiedendo che cosa c'entri questo con la democrazia digitale. Ebbene, io credo che per parlare di democrazia digitale sia necessario capire anzitutto se questa sia ancora una vera democrazia. Per poter essere definita tale, la democrazia digitale dovrebbe garantire, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, la libertà di manifestazione del pensiero, l'uguaglianza tra i cittadini, la corretta informazione di questi ultimi prima dell'espressione di un voto o di una preferenza, e il confronto equilibrato tra orientamenti contrapposti. E noi siamo davvero sicuri che le nuove tecnologie siano in grado di garantire tutto questo? Guardiamoci attorno. Certamente la libertà di manifestazione del pensiero è favorita dall'uso delle nuove tecnologie. Ciascuno di noi ha un microfono che può utilizzare per far sentire la propria voce in rete. E tuttavia, a differenza della manifestazione del pensiero offline, per circolare online le nostre idee hanno bisogno di un qualche cosa di più. Hanno bisogno della collaborazione degli algoritmi. Sì, gli algoritmi. Quegli intermediari severi che stabiliscono chi possa leggere cosa, per quanto tempo e secondo quale ordine. Che cosa accadrebbe se un giorno un algoritmo spegnesse quel microfono che ciascuno di noi ha? E magari oscurando il post che abbiamo pubblicato, oppure pubblicandolo sì, ma secondo un ordine particolare che lo pone di fatto in coda a tutti gli altri e ne impedisce la lettura da parte di chiunque. La nostra voce, così formalmente consegnata alla rete, finirebbe per non essere sentita da nessuno. Per parlare online abbiamo quindi bisogno degli algoritmi e ne siamo condizionati. Tuttavia una libertà che sia condizionata non è una vera libertà. Anche l'uguaglianza è formalmente garantita dalla rete e anzi ne costituisce il fondamento stesso. Eppure anche in questo caso qualcosa non torna. Pensiamo al voto elettronico, una delle frontiere della democrazia digitale. E adesso immaginiamo di andare da nostro nonno e di dirgli che da domani non potrà più votare come ha sempre fatto, apponendo un segno su una scheda cartacea, ma dovrà utilizzare il tablet in seggio oppure il computer da casa. Molto probabilmente quello stesso nonno ci lancerà una serie di maledizioni e rinuncerà a esprimere quel voto. Vedete, non sempre la tecnologia è in grado di far avvicinare i cittadini alla politica, talvolta li allontana da essa. La tecnologia non è per tutti e tuttavia tutti abbiamo pari diritto di prendere parte ai processi democratici. Sull'informazione apparentemente non possiamo dire nulla. Chi tra di noi infatti non concorda sul fatto che le nuove tecnologie favoriscano la circolazione delle informazioni? In effetti, grazie all'avvento della rete, informarsi è diventato più semplice, ma allo stesso tempo più complesso. È probabile, infatti, che le informazioni a cui io ho accesso siano diverse dalle informazioni a cui voi avete accesso, a cui hanno accesso i vostri familiari, i vostri amici, chi vi siede accanto. E ancora una volta il merito, se così lo possiamo definire, è degli algoritmi che ci studiano, che cercano di capire quali sono i nostri gusti, le nostre preferenze, e ci suggeriscono ciò che esattamente corrisponde ai nostri interessi, informazioni comprese. Ciascuno di noi finisce per essere immerso all'interno di una sorta di bolla intelligente, una bolla impermeabile che lascia passare ciò che ci è affine e mantiene all'esterno, lontano da noi, ciò che non lo è.
È anche una bolla in cui tutto corre veloce, non abbiamo il tempo di verificare che le informazioni che abbiamo reperito in rete siano veritiere e corrette, anche quando su quelle informazioni baseremo le nostre convinzioni, le nostre credenze o esprimeremo un voto. Queste bolle intelligenti finiscono per essere la nostra finestra sul mondo, una finestra personalizzata, tagliata su misura per noi, ma anche una finestra parziale, limitante, che ci rimanda un'immagine talvolta distorta della realtà. In questo universo di bolle individuali anche il confronto è diventato più difficile. Gli algoritmi infatti ragionano per affinità, non per diversità, e le bolle lasciano passare soltanto quegli orientamenti, quelle opinioni che noi stessi condividiamo. Siamo talmente abituati a confrontarci con idee e credenze simili alle nostre che qualsiasi opinione o orientamento diverso finisce per infastidirci. Abbiamo smesso di allenare il muscolo della tolleranza e ci siamo dimenticati di quanto sia importante fare esperienza della diversità. Dobbiamo quindi rassegnarci a una democrazia digitale profondamente diversa dalla democrazia analogica. Davvero è bastato aggiungere una semplice lettera per trasformare la democrazia in qualcosa di altro da se stessa? Io credo di no. Io credo che tra democrazia digitale e democrazia analogica non possa e non debba esserci alcuna differenza e che la tecnologia in sé sia solo uno strumento per dare forma a ciò in cui veramente crediamo. Per far sì che la democrazia digitale sia ancora una vera democrazia, abbiamo bisogno dell'articolo 1 della Costituzione, che individua nel lavoro il fondamento della nostra Repubblica Democratica. Lavoro come sinonimo di impiego, ma ancor prima lavoro come sinonimo di impegno. Di impegno delle istituzioni, certo, ma anche impegno di ciascuno di noi a praticare ogni giorno la democrazia. E in che modo? Rimanendo aperti al dialogo e praticando la tolleranza, non l'odio, anche in rete. Sforzandoci di verificare che le informazioni che reperiamo siano veritiere e corrette. Prendendo parte attivamente ai processi democratici e cercando nel nostro piccolo di promuovere l'alfabetizzazione digitale. Da ultimo, ma non per importanza, esigendo che la rete e gli algoritmi non dimentichino quali sono i veri valori democratici. È necessario che ciascuno di noi scoppi questa sorta di bolla in cui si ritrova immerso per cercare di contribuire alla creazione di una democrazia digitale che sia davvero degna di questo nome. L'impegno di ciascuno di noi è essenziale. In mancanza, infatti, in questo universo di bolle individuali, potrebbe non esserci più spazio per la vera democrazia, né per una democrazia analogica, né per una democrazia digitale.